Cinque tartarughe, che tribù! Tartarughe ninja, l'avventura continua, tartarughe ninja. Se hai riconosciuto la sigla, ho una brutta, brutta notizia per te. Anzi, due. Una, sei vecchio, due, hai visto questo telefilm. Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Fumetti. Bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja come appuntamento non fisso del sabato. Parlo appunto di Tartarughe Ninja. Siamo al numero 58 della serie regolare della IDW pubblicata negli Stati Uniti. Parliamo di numeri del 2019-2020 circa e arrivati adesso, perché comunque si sa, la pubblicazione delle Tartarughe Ninja, lo dirò in ogni video, è sempre un po' a rilento perché è molto di nicchia e quindi con questi video noi cercheremo, io che lo faccio e voi che lo condividerete, cercheremo di diffondere il verbo in modo che tutti possano usufruire, comprare questo fantastico fumetto e in modo che si espanda di più, che venda di più, che magari arrivi con più regolarità, che magari si abbassi il prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi parlerò con voi di Benvenuti a Mutant Town. Ragazzi, se voi avete seguito questa serie regolare o nei video della mia retrospettiva, ne ho fatti appena 19 numeri, adesso appena ho tempo, andrò avanti, però ragazzi, se non li faccio con regolarità è perché li devo rileggere per poterli riassumere di nuovo e quindi è per questo che non trovate così con cadenza regolare i miei video della retrospettiva su questa serie. Però se l'avete, se la conoscete già, saprete che in tante occasioni ci sono stati dei sottotitoli come un nuovo inizio per le tartarughe ninja, una nuova era, eccetera, eccetera. E in un certo senso erano tutti dei punti, dei capisaldi con cui appunto cambiavano un po' di carte in tavola per le tartarughe, come la morte di Shredder, eccetera, eccetera. Ma qui, ragazzi, è successo davvero, cioè questo è davvero un evento epocale, davvero una nuova era, come dice il titolo della mia miniatura, così non dite che è clickbait. Perché, e qua mi vedo costretto a fare spoiler, sono accaduti due fatti molto molto importanti, due, tre fatti molto molto importanti che vanno a far confluire tutto in una nuova realtà, in una cosa che prima non era assolutamente così. Prima di addentrarmi nello spoiler selvaggio, dico due cose a livello editoriale. C'è scritto proprio anche qui nella seconda di copertina, l'autrice stessa, che è pure ai disegni, cambia, da questo numero cambia ed è Sophie Campbell. Potete anche seguirla su Instagram, ma vi dico già che su Instagram non ha della. Non ha nulla della sua arte, dovreste seguirla su Twitter, se volete, seguire i suoi disegni. Però ecco, è sia autrice che sceneggiatrice e credo che una nuova mano, una nuova penna dopo anni. Il sceneggiatore precedente era Tom Waltz che ci ha guidato finora, però devo dire che un pochino si iniziava un po' a sentire la ripetizione, si iniziava a sentire un po' di stanchezza. Io credo che con Sophie Campbell si vada verso un'aria tutta nuova e non è che lo dico così per campato in aria, ma perché ho sbirciato un pochino, come ho detto prima, la serie arriva con un paio d'anni di ritardo rispetto all'America, quindi ho sbirciato un pochino quello che ci sarà più avanti e da quel poco che ho visto sono molto entusiasta, voglio vedere quello che arriverà. Poi magari una volta letto mi sbaglierò, ma sono molto molto positivo a riguardo. Quindi benvenuta Sophie Campbell in questo fantastico mondo delle TMNT, o quantomeno in Italia, perché appunto ci stai già da 2 anni in America. Anche i disegni sono davvero fantastici, nulla da invidiare a quelli precedenti. Il nostro carissimo Kevin Eastman, che è uno insieme a Peter Laird, dei due creatori delle Tartarughe Ninja che ha seguito questa testata negli ultimi tempi insieme a Tom Waltz, ha dato appunto la benedizione a Sophie Campbell per andare avanti. Ora faccio un po' di complottismo, autrice femminile, tartaruga ninja nuova, femminile, politicamente corretto. Ma basta stronzate. Comunque, parliamo anche a livello spoiler di quello che c'è qua dentro, di quello che mi ha davvero entusiasmato. Appunto, uno dei tanti eventi che hanno cambiato le sorti, lo status quo delle tartarughe ninja è la mutazione di Jennica, ex seconda in comando del clan del piede, capitanato dal maestro Splinter, vedete i video precedenti, che
che è stata trasformata anche lei in una tartaruga ninja a seguito di una trasfusione di sangue in extremis, per non farla morire, dal sangue di Leonardo. Quindi abbiamo a che fare con la prima tartaruga ninja mutata non da una condizione di tartaruga ma da una condizione umana. Quindi ci sarà anche una nuova prospettiva da questo punto di vista, e ci sarà sempre qualcosa che la renderà in un certo senso diversa dai suoi fratelli, al di là del genere di appartenenza, ma proprio perché probabilmente la vedranno sempre come un outsider. E devo dire che una cosa che anche a me ha sempre dato fastidio delle copertine che ho visto in rete non è tanto il fatto che ci sia una quinta tartaruga e che sia femmina, non me ne frega niente, perché di tartarughe ce ne sono state un'infinità oltre ai quattro fratelli. C'è stato Slash, c'è stato Tocca, c'è stata Venus, magari poi ci torneremo su questa cosa, che anche lei era tra l'altro una quinta tartarughina nella boccetta dispersa in questa, nella prima versione in cui ce l'hanno presentata. Quello che a me dà fastidio non è il fatto che ci sia una quinta tartaruga, ma che sia stata disegnata nelle copertine sempre insieme ai quattro fratelli, così come se niente fosse. Ma sono stato subito smentito da questo numero dove finalmente si affronta non tanto la mutazione di Jennica che abbiamo già visto, ma è stata semplicemente accennata, ma finalmente si affronta come Jennica si sente e come Jennica viene vista dalle altre tartarughe, e scopriamo appunto che soprattutto dal punto di vista di Raffaello, poi vediamo le altre non ci interagiscono molto, poi andiamo a scoprire perché, dal punto di vista di Raffaello appunto viene rimarcata questa cosa, che lei, anche se ha l'aspetto di una tartaruga, non sarà mai una di loro. Poi Raffaello, sapete, quando parla di rabbia, quindi dice anche cose molto cattive di cui magari poi si pente, però in un certo senso ha detto un po' l'estremizzazione di quello che tutti pensano. Siccome sei stata mutata in una tartaruga non ti devi credere una di noi, non sei una del clan Amato, che appunto sarebbe la famiglia Amato Yoshi, eccetera eccetera, sei un'ex umana, sei un'ex teppista tirata su dalla strada da Splinter perché gli facevi pena, eccetera eccetera. Tutte queste parole cattive che hanno ben fatto capire, diciamo, com'è la situazione e come appunto Jennica dovrà inserirsi in questo contesto. E devo dire che scritta così la storia è davvero molto più interessante che non sbatterla dentro insieme agli altri fratelli. Un'altra cosa, e adesso vi dirò anche perché, è che la famiglia Amato, il clan Amato, quindi i quattro fratelli fondamentali, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, sono ognuno per i cazzi suoi, sono totalmente allo sbando dopo l'altro grosso evento che è successo nel numero scorso, ovvero, sono passati 8 minuti, spero abbiate capito che sto spoilerando, ovvero la morte di Splinter. Il maestro Splinter è morto, si è sacrificato, non è morto male, si è sacrificato da eroe per far vivere i suoi figli, per far tornare in vita, ascoltate bene, per far tornare in vita Oroku Saki, ovvero Shredder, che si è redento all'inferno in un viaggio spirituale per combattere la strega Kitsune, che invece voleva, attraverso la resurrezione di Shredder, far riemergere il suo antico padre dragone, che si è proprio manifestato a New York con l'aspetto di un drago asiatico della tradizione orientale, enorme, come se fosse un attacco alieno con gli Avengers, devastando comunque parte della città. Per evitare che questo dragone prendesse appunto la coscienza del padre di Kitsune, che vi ricordo è uno dei tanti immortali che compongono il pantheon di persone che ruotano attorno a queste vicende, tra cui il re dei topi e altri che vediamo un po' meno, Splinter appunto ha cercato di veicolare la coscienza redenta di Oroku Saki, che non vuole nemmeno più farsi chiamare Shredder, nel suo corpo resuscitato, riuscendo nell'impresa, ma sacrificando se stesso. Questa cosa purtroppo ha sconvolto tutte le tartarughe. Le tartarughe sono andate a rifugiarsi nella vecchia fattoria di April,
però non si parlano nemmeno, vediamo Michelangelo totalmente allo sbando, non rivolge nemmeno la parola a Donatello, sta tutto il giorno chiuso in camera con un gattino che ha trovato, che usa come una sorta di pet therapy non autorizzata, anche Leonardo medesimo è di poche parole, Donatello è quello che, da cui vediamo la storia, noi vediamo la storia dal punto di vista di Donatello che non riesce più a reggere questa situazione, a un certo punto appunto se ne va a cercare April per sfogarsi un pochino. Raffaello invece, fin dal primo secondo, fin da quando hanno seppellito Splinter, se n'è andato, nulla di nuovo, lo ha sempre fatto, è sempre stato un solitario. E poi c'è un time skip in questo numero che ci mostra cosa è successo in questi mesi. Raffaello appunto si sta facendo un po' il supereroe a difesa dei mutanti, e questo è il terzo evento che cambia le carte in tavola, dei mutanti che abitano Mutant Town. Mutant Town è appunto una sorta di ghetto mutante dove hanno fondamentalmente rinchiuso con un vero e proprio muro in stile Donald Trump le persone che sono state mutate dalla bomba mutagena di Vecchio Diavolo. E questo è successo 6 mesi fa, quindi c'è stato un time skip di 6 mesi in cui appunto sono riusciti a confinare il pericolo di mutazione della città di New York, confinando le persone mutate all'interno di questo ghetto, tra l'altro separando genitori da figli, cioè robe proprio da Gestapo. La cosa assurda, la cosa fuori di testa è che Vecchio Diavolo è stato colui che ha gettato una bomba mutante nella città, credo per sentirsi meno solo, per fare in modo che le persone mutate che c'erano prima non fossero delle eccezioni, per far sentire gli abitanti di New York mutanti esattamente come era lui, no? Con il solo risultato di vedere tutti i mutanti di questo ghetto appunto ghettizzati in un angolo. E la cosa assurda è che non sta facendo nulla per combattere questa situazione, anzi sta alimentando Mutant Town come se fosse una città dentro la città, senza dire nulla, anzi addirittura facendo accordi con il clan del piede, ormai preso di nuovo in mano da Karai, da Oroku Karai, e sta commerciando armi, cibo, tutte queste cose da dentro fuori Mutant Town, e sta proteggendo con dei metodi da stato di polizia le persone all'interno dei mutanti, all'interno di Mutant Town, senza lamentarsi nemmeno del fatto che è stato lui a creare questo problema e che questo problema non ha risolto quello che lui voleva fare, anzi ha peggiorato le cose, ma nessuno dice nulla. Tutto ciò è assurdo per me. Io spero vivamente che qualcuno metta alla gogna Vecchio Diavolo per questa cosa. Già in questo numero si vede che qualcuno gli dà una lezione, ma non è abbastanza. Questo qualcuno è Sally Pride, che è disegnata da Dio, è fantastica. Io non ho mai avuto attrazione per personaggi di fantasia, men che meno non umani, ma ragazzi, Sally Pride è davvero davvero resa molto molto bene. Vi faccio vedere praticamente la scena dell'ultima pagina, ve lo dico già qua, disegnata da Dio, che tira un pugno in faccia a Vecchio Diavolo, dimettendosi definitivamente dai mutanimali. Scopriamo che in questo time skip i mutanimali rimasti sono solo Sally Pride, che appunto fino a qualche numero fa non aveva una gran personalità. Qua finalmente la vediamo attiva e sono curioso di vedere come andrà a finire, come si evolverà il suo personaggio. E invece gli altri, quelli un po' più stupidi, sono ancora soggettati a Vecchio Diavolo, gli altri se ne sono andati perché non sostengono certi metodi. Ma l'aspetto più importante di questo fumetto, di questo numero, non è tanto appunto la trama, che ormai smetto di dirvi, comunque ci sono anche c'è anche una storia secondaria che vi invito a leggere, non è tanto la trama in sé, le cose che sono cambiate, ma il fatto che è molto più rappresentativa a livello metaforico, a livello di società, rispetto a quanto non sia mai stata prima. Io personalmente, se no non le amerei, ci ho sempre visto una metafora nelle Tartarughe Ninja sull'essere diverso, sul non fare parte della società. Le Tartarughe Ninja vivono nell'ombra, vivono nel sottosuolo, nelle fogne, perché il mondo in superficie non sarà mai loro sono diversi, eccetera eccetera eccetera, non possono per aspetto condividere
il mondo degli umani, e questa metafora c'è sempre stata in alcuni media più che in altri. Quindi nei primi due film degli anni 90 questa cosa è più preponderante, hanno anche un pochino cercato di parlarne in Tartarughe Ninja Fuori dall'ombra del 2016, ma lasciamo perdere. E anche nei fumetti c'è sempre stata un po' questa cosa, ma finalmente grazie a Mutant Town si percepirà molto di più questo sentimento del sentirsi diversi, anche attraverso il punto di vista di Jennica e un nuovo personaggio che viene introdotto, che noi fan delle Tartarughe Ninja già conosciamo in altre incarnazioni, che è il personaggio di Mona Lisa, che in teoria in altre incarnazioni dovrebbe diventare una sorta di amica speciale di Raffaello. In questa tavola c'è un dialogo tra appunto Mona Lisa e Jennica che è davvero bello, davvero ci si può davvero immedesimare, un sacco di persone possono provare empatia per quello che c'è scritto in queste tavole. Cito testualmente, appunto, Jennica viene da una mutazione umana e è stata tramutata in tartaruga. E lei dice: vorrei essere altrettanto ottimista, io fatico a abituarmi al carapace, il mio ragazzo, che era Casey Jones, mi ha lasciata, immagino non gli piacciono le ragazze tartaruga. Un sacco di persone che non si sentono a proprio agio nel proprio corpo possono immedesimarsi in questo personaggio di Jennica, persone appartenenti alla comunità LGBT, persone transgender ovviamente, mi riferisco persone che stanno attraversando una malattia importante, che quindi per qualche ragione stanno perdendo i capelli, persone banalmente che soffrono di dismorfofobia e che non si sentono bene nel proprio corpo, possono trovare empatia, possono trovare una mano, seppur tartarugosa, amica in questo fumetto, ed è credo la cosa più bella e più importante di questo numero, e spero non solo di questo numero ma anche dei prossimi. Allo stesso tempo, come ho detto prima, con metodi da Gestapo i genitori sono stati separati dai figli perché alcuni sono stati mutati, altri no, ma anche dei genitori che hanno proprio abbandonato dei figli perché mutanti, e questa è un'altra metafora su dei genitori che magari non accettano la diversità del proprio figlio e lo disconoscono e lo abbandonano, e questo lo si può leggere tra le parole di Halopex, che sta praticamente gestendo una specie di rifugio per senza tetto mutanti che appunto non hanno più una casa, non hanno più una famiglia. E tutto questo è il valore aggiunto del numero 58 di Tartarughe Ninja, che potete trovare in fumetteria e sul sito Panini o in libreria eventualmente ordinandolo. Quindi io spero tantissimo di avervi fatto venire voglia come non mai di leggere questa saga. Se volete recuperare i vecchi numeri si può fare, ma ragazzi si può anche iniziare tranquillamente da questo. Poi se non sapete le basi me lo dite, vi faccio un video riassuntivo totale, però basta sapere che ci sono quattro fratelli tartarughe che sono stati addestrati alle arti ninja, appunto che si sentono diversi, che adesso c'è una città che è divisa in due e ci saranno mutanti buoni, mutanti cattivi, ci saranno umani buoni, umani cattivi, nulla di trascendentale da dover imparare. Vi consiglio caldamente di partire a leggere questa testata se ancora non l'avete fatto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.